certo, lo fanno tutti, lo dobbiamo fare anche noi, comportamento emulativo, comportamento assimilativo, sapete quello di cui sto parlando, ed ecco che non può mancare al cittadino l'opportunità di allenarsi con quello che si deve fare. E allora, prima lo faccio e poi dopo commento e motivazione. E ghiaccia, ghiaccia. E uno, e due, e tre. Oh, oh. È finita l'acqua, è finito il ghiaccio, è finita la dignità. È finita la dignità, ma vi pare possibile che una malattia come la SLA, che genera morte, che ha bisogno di una ricerca organizzata, programmata a livello nazionale, europeo o mondiale, possa vivere di carità, possa vivere di una catena di Sant'Antonio digitale in cui tutti si ritagliano i 5 minuti di popolarità? È uno schifo ed è una vergogna. Io posso capire le persone anonime che per lanciare un argomento, non avendo più la dignità del cittadino, devono fare i salti in banchi digitali e si inventano una cosa di questo genere. Ma chi c'ha il potere? No. Chi c'ha il potere deve esercitare il potere, non fare lo spettacolo. Non posso accettare che primi ministri, ministri della Repubblica, si mettano una secchiata in testa e dicano donate, donate, donate che cosa? Intanto le donazioni latitano e scarseggiano. Quanto facciamo di donazioni? 100, 200, 300 mila euro? E poi che gli diciamo? Guarda, con 100 mila euro si fanno 10 ricercatori per 3 mesi, o 20 per 15 giorni, o 50 per una settimana. Eravamo vicini a trovare qualcosa, ma è finita la carità e non si è trovato niente. Muori! Ma è questo il mondo che volevamo noi? Il capitalismo compassionevole? Il capitalismo compassionevole e spettacolare? Chi ha potere deve fare le riforme, una sanità pubblica, una ricerca pubblica e una redistribuzione delle ricchezze. Il resto è finzione, il resto è presa per il culo, che è esattamente quello che stanno facendo. Politici e anche comici. Dispiace vedere la Lizzetto col 100 euro, con quello che guadagna il 100 euro, ma l'ho fatto per ingenuità, pensavo che fosse. Lizzetto, non è questo il tuo solo problema. Te fai satira e dovresti sapere che chi fa satira non fa pubblicità. Perché se tu prendi in giro delle pubblicità e l'hai fatto in più di un'occasione, poi cosa dobbiamo pensare? Che se la Coop fa qualche magagna te non la dici perché fai satira per tutti tranne per quelle che per cui pigli i soldi? Ma dai, ma per piacere, indignatevi, vergogna, io non so niente e nessuno, se vi identificate in questo, fate girare questo, altre che le altre sfide fatte da cantanti, eroi, poeti che nominano tutti quelli che sono d'accordo con questa cosa, fate girare questo, vogliamo una sanità pubblica, una ricerca programmata. Il primato del pubblico sul privato, questo dà dignità alla malattia, alla morte, è una possibilità di riscatto. Il resto è capitalismo compassionevole, gente che sta bene e che vi piglia per il culo, che ci piglia per il culo, e io non lo voglio. Ho detto, pace e bene a tutti.